Vittoria fondamentale del Montone, che nell'anticipo della 22esima giornata sbanca le retini di sigillo e ritrova un successo che mancava da 5 partite. Si ferma a 9 la striscia di risultati utili consecutivi della Grifo Sigillo, superata in classifica proprio dai rossoblù. Da segnalare la bella iniziativa del Montone, che ha fatto ingresso in campo con una maglia speciale dedicata al proprio capitano Emanuele Grassini, colpito da un brutto infortunio al ginocchio. Ma passiamo alla cronaca. A sporcare il taccuino per primo è il solito Marco Gaggiotti, che prova un destro rasoterra che finisce fuori di poco. Al 15esimo Bellucci è bravo a infilarsi alle spalle di un difensore, costringendo Tassi all'uscita. La palla rimane a disposizione dell'11 di casa, che non riesce a metterla dentro. Al 24esimo invece Marchi a tentare la fortuna dal limite, ma il suo sinistro è impreciso. Così, alla prima sortita offensiva, il Montone passa in vantaggio, minuto 30. Corner perfetto di Dellarina per la testa di Falconi, che porta avanti gli ospiti. Passano 10 giri di lancette e Tassi rischia di combinare la frittata sulla pressione di Bellucci, ma la palla per sua fortuna non resta a disposizione dell'attaccante di casa. Al 44esimo la più grande occasione del primo tempo per la Grifo Sigillo. Ci prova prima Giacometti con un pertugio centrale che viene chiuso. Poi sul pallone si avventa Sabatino, uno dei migliori in campo, che protesta per un possibile tocco di mano in area sull'opposizione del tiro. Poi è Fabri a provarci dalla sinistra, palla fuori di pochissimo. Sul finire della prima frazione ci prova direttamente Tassi, con un calcio di punizione da metà campo, che mette qualche brivido al collega Palanca e a tutta la Grifo Sigillo. Qui si chiude la prima frazione. Le riprese e il montaggio di Alessio Romanelli ci portano al secondo tempo, ma per registrare occasioni bisogna aspettare il 20esimo, quando Landi se ne va sulla sinistra e calcia, trovando l'opposizione di Palanca. Sulla respinta si avventa Mortaro, che mette in porta. Ma l'arbitro Ottaviani annulla probabilmente perché la palla aveva già varcato la linea di fondo sullo spunto di Landi. Subito dopo, sugli sviluppi di un corner, ci prova Ubaldi, palla fuori. Così si rivede la Grifo Sigillo un minuto dopo, con questo sinistro di Marchi che Tassi allontana in bagher. Al 31esimo i padroni di casa troverebbero anche il gol con questo bel sinistro di Gaggiotti, ma per il primo assistente Polveri c'è fuori gioco del bomber biancazzurro e la rete viene annullata. Al 39esimo il Montone ha anche una grande occasione per raddoppiare, sempre da corner e sempre con Ubaldi, ma la Grifo si salva. Un minuto e Landi grazie a Palanca, in questa involata solitaria che si conclude con la parata del portierone di casa. Al 43esimo poi ci prova Xafa a chiuderla, ma il portiere Palanca blocca in due tempi. Al 45esimo enorme occasione per i padroni di casa, punizione di cacciamani per la testa di Pappafava, Tassi è battuto ma la palla incoccia il palo. È la pietra sul match, che termina con la vittoria del Montone per 1-0. Matteo Di Tanna, la Grifo Sigillo non perdeva da 9 partite, oggi è arrivata una sconfitta forse che lascia un pochino di amaro in bocca, perché il gol del Montone è arrivato forse nel miglior momento della tua squadra. Sì, diciamo che il calcio è un gioco strano, nel senso che secondo me abbiamo fatto il primo tempo più bello di queste ultime partite. Abbiamo creato molte situazioni da gol, ci abbiamo avuto occasioni, abbiamo pressato l'avversario, abbiamo sbagliato sul rinvio del portiere da cui è nato il calcio d'angolo e abbiamo preso quel gol. Poi le partite, queste partite soprattutto in questo periodo dell'anno si mettono un po', diciamo, a confusione e chi è in vantaggio sicuramente ha più facilità, diciamo, a portarla a casa. C'è il rammarico perché comunque un gol l'avevamo fatto, non lo so se è fuori gioco perché dalla panchina non lo posso giudicare, però dalla dinamica mi sembrava regolare, ma cioè non è una cosa certa ovviamente. Poi c'è stato il palo al 90esimo, diciamo che a differenza di tante altre partite dove avevamo capitalizzato le poche occasioni da gol, magari avevamo concesso comunque poco, oggi abbiamo pagato, ma nel senso, per la legge dei grandi numeri una sconfitta ci poteva anche stare. È venuta forse in un momento sbagliato perché comunque il Montone è una squadra che domenica scorsa avevamo superato e adesso abbiamo due trasferte molto difficili, Castel del Piano e Ponte San Giovanni, che affronteremo comunque a testa alta, le affronteremo con la nostra solida grinta che anche oggi non è mancata.
dobbiamo essere bravi adesso a gestire un momento a cui non eravamo più abituati, che è quello della sconfitta. Tutto qua. Francesco Landi, è arrivata una vittoria molto importante per la classifica del Montone, soprattutto anche per il morale, perché venivate da un periodo molto complicato. Periodo molto complicato, vittoria sofferta, vittoria combattuta, però da quelli in campo, quelli fuori, il mister che non è potuto venire e che era fuori nei spalti, tutti abbiamo lottato per conquistare la vittoria e penso che in campo si sia visto.